Nella prima scena della Divina Commedia, sul limitare di una selva oscura, Dante fugge terrorizzato alla vista di tre belve. Davanti a lui compare una figura a cui si rivolge per chiedere aiuto, pur nel dubbio se si tratti di uomo o di un fantasma. Omo già fui e li parenti miei furon lombardi. Chi gli risponde a soccorso è Virgilio, il grande poeta che narrò nell'Eneide le gesta dell'eroe Enea dopo l'incendio della superba città di Troia, imprese leggendarie che portarono alla fondazione di Roma imperiale e papale. Nato a Mantova 70 anni prima di Cristo, è il più illustre poeta latino all'epoca del primo imperatore Ottaviano Augusto. Dante, che ha studiato e amato le sue opere, gli si rivolge con devozione. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Per tutto il Medioevo, la fortuna di Virgilio è al culmine. Viene considerato un profeta, il prototipo dell'uomo giusto, dotato di una saggezza quasi sovrumana, ai confini con la magia. Per questo Dante lo immagina come la sua guida ideale attraverso l'inferno e il purgatorio. È Virgilio che premurosamente prende Dante per mano, lo sostiene, lo porta addirittura in braccio e gli mostra in mille occasioni il pericoloso cammino attraverso i due regni. Convoca i traghettatori infernali, come la belva volante Gerione, dalla quale ottiene il passaggio verso Malebolge. Oppure li tiene a bada, come avviene con Caronte, appellandosi alla volontà divina che l'ha incaricato di guidare Dante nel suo viaggio nell'oltretomba. Caron non ti crucciare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Neutralizza i guardiani degli inferi, come Cerbero, nelle cui gole getta una manciata di terra, e aizza la furia del Minotauro che, accecato dall'ira, lascerà passare i due poeti. Ed è ancora Virgilio che si fa posare, con l'amato discepolo, sul fondo ghiacciato dell'inferno dalla mano del gigante Anteo. Egli illustra a Dante i tormenti infernali e le pene del purgatorio. Gli spiega pazientemente la geografia dei due regni. Virgilio esorta spesso Dante a parlare con i dannati e i penitenti, vincendo la paura, per trarne insegnamenti e moniti morali. A volte egli stesso si rivolge direttamente alle anime, come alla fiamma bicorne che si leva dalla bolgia di Ulisse e Diomede. Nel limbo, il luogo in cui Virgilio trascorrerà la vita eterna, sorride compiaciuto quando Dante viene accolto insieme a lui nel gruppo dei sommi poeti. Sulla spiaggia deserta del Purgatorio, con il gesto di chi dà il battesimo, lava via con la rugiada mattutina il sudiciume d'inferno che nasconde il viso di Dante e lo conduce fino alla vetta, dove sarà Beatrice, la nuova guida. Tu la vedrai di sopra, in sulla vetta di questo monte, ridere e felice.